Riunione congiunta di bilancio, attività produttive e cultura sui fondi strutturali europei che consentiranno alla Regione Piemonte di gestire quasi 1 miliardo di euro per investimenti in favore della crescita e dell'occupazione fino a tutto il 2023. La Commissione Bilancio ha licenziato per l'Aula il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. Il provvedimento riguarda molti settori dell'amministrazione, dal commercio al turismo, all'agricoltura, all'edilizia e urbanistica, oltre alle disposizioni relative all'Expo 2015. Fate il nostro gioco è il titolo del concorso per le scuole e della campagna di comunicazione promossa dall'Osservatorio per l'Usura. Lo scopo è far comprendere, attraverso lo studio del calcolo delle probabilità, che il gioco d'azzardo è soltanto un modo per perdere. Riflessioni, poesie e pensieri scritti da 100 detenuti di 7 istituti penitenziari piemontesi sul tema della violenza sulle donne. Promosso dal Garante dei Detenuti, il volume, dal titolo Giù le mani dalle donne, voci dal carcere, è stato presentato a Palazzo Lascaris. A 500 anni dalla morte dello stampatore e umanista Aldo Manuzio, il Consiglio regionale ha presentato la ristampa anastatica della Ipneretomachia Polifili, una delle più celebri edizioni aldine e testo di riferimento del Rinascimento italiano. Si è tenuta al Centro Congressi del Lingotto la cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo piemontese 2015 con il concorso del Consiglio regionale. Durante l'evento sono state consegnate le onorificenze CONI alle medaglie olimpiche e paralimpiche piemontesi. Presentato a Palazzo Lascaris, il concorso Disegna e racconta il cavallo, premio speciale Piemonte. Ideato e organizzato dall'associazione Passione Cavallo, è rivolto ai ragazzi fino ai 14 anni.